Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Super Dungeon Maker, un gioco che esce il 15 di febbraio. Non so se lo vedrete prima perché c'è un embargo molto stretto, non so quanto lo vedrete dopo, nel caso in cui lo pubblicassi dopo. Che cos'è? È un gioco dove potremmo creare i nostri dungeon, ma al tempo stesso giocare quelli del gioco e giocare quelli infiniti creati dalla community. Il gioco ha rievocato un pochino la mia infanzia, perché il gioco ricorda tantissimo gli Zelda, Link's Awakening, Link to the Past, alcune meccaniche sono simili. Il bello dei dungeon è che sono strutturati veramente in modo da, appunto, ragionarci per risolvere i vari enigmi. E il gioco parte all'interno di questo villaggio da dove usciamo, insomma, da quel dungeon lì in alto. Qua abbiamo il tutorial su come cominciare in questa sandbox, in questa scatola della sabbia, le istruzioni su come fare il nostro dungeon personale. Qua abbiamo la possibilità di vedere appunto la creazione. Adesso io sto usando il pad, anche se supportato parzialmente, perché nel combat è più comodo, ma potete usare anche il mouse e la tastiera. Qua abbiamo la possibilità invece di vedere tutti i dungeon creati al momento, credo, dai content creator, dato che al momento non è ancora uscito il gioco, è motivo per il quale non posso dirvi il prezzo, perché non lo so. Ci sono i dungeon online, ci sono ancora tante porte chiuse, quindi non so cosa ci sia all'interno. Comunque il gioco ci segnala la presenza di vari dungeon e noi in questo caso ci andiamo. Non è neanche detto che riusciamo a farli tutti, perché si dovranno trovare in giro oggetti per sbloccare i passaggi, come le bombe, il salto, la rotolata, insomma varie features di gioco. In questo caso, vedete, per andare di là mi serve la rotolata, ma in questo caso io non ce l'ho, quindi me ne vado dall'altra parte. Rievoca quegli Zelda lì, perché la grafica e i tile sono praticamente gli stessi, ma anche Binding of Isaac. E sono caduto di sotto. Però intanto vedete che posso attivare questa cosa qui e tornarmene di sopra e prendermi il cuore. A questo punto però posso uscire di qui e ho sbloccato questa porta. Dovremmo ricordarcene. Io spero di trovare... No, ho trovato una chiave invece. Non so, adesso... Ecco, siamo rifiniti di sotto, quindi possiamo esplorare quello che c'è al piano di sotto. Pensate che potete creare dungeon così, se non peggio, nel senso che potrete fare qualcosa pieno di passaggi segreti, eccetera. Non abbiamo il salto, non si può andare di là, però vedete che la differenza tra il buco in cui morite, perdete il canonico mezzo cuore, e il buco dove invece finite al piano di sotto è colorato in modo diverso. Allora, mannaggia, però io vorrei, no, vedete, qua perdo, mannaggia. Torna su. No, non c'è. Vabbè, tanto andiamo anche di qua. Ahia. Questi si possono abbattere soltanto colpendoli con delle giare, quindi in quel caso li lasciamo lì dove sono. Abbiamo la possibilità di raccogliere cose con il tasto B o comunque il tasto E quando giochiamo con la tastiera. Mannaggia te, adesso moriremo, ci lasciamo le piume. Ho trovato una chiave, la uso per aprire questa porta, e all'interno trovo... Allora, questa è la rotolata, fantastico, ci sbloccherà un mondo tutto questo, perché con questa potremmo saltare i buchi. Ed è un game changer pazzesco, perché possiamo andare adesso ad accedere a zone nuove. Mannaggia me, vedete, adesso possiamo fare questo, andare su, uscire e avere zone nuove da esplorare. Ma qua è da dove siamo entrati, mannaggia me. Intanto abbiamo anche questo. Vediamo un po', cerco di capirci qualcosa, perché... no, voglio continuare a esplorare di sopra, perché voglio vedere se ci sono zone che non ho visto. No, quella è chiusa, quindi devo andare giù, aprirla e vedere cosa c'è di là. E questo fondamentalmente è il gioco. Ok, lì c'è una chiave.
potrebbe essere interessante. Il problema è che qua finiamo di sotto, però vedete, finiamo di sotto, ma qui e non abbiamo altra scelta se non finire di qui e finire in un'altra stanza. Ok, finire qua. Fantastico, abbiamo recuperato un'altra chiave. Adesso la chiave io onestamente non mi ricordo neanche più dove si utilizzava. Ah, era forse da tutt'altra parte, quindi andiamo. Ok, di qua vediamo cosa c'è, che non mi ricordo già più. No, c'era il forziere, da questa parte non bisogna andare. Andiamo anche da questa. No. Ok, dai, il senso dell'orientamento, lo sapete, non è mai stato il mio forte. Adesso riproviamo a dare un'occhiata ancora in giro. Da qua siamo arrivati, andiamo da questa. E lì è chiuso. No, mannaggia, ma dove cacchio era la... Mannaggia. E poi adesso appena finiamo qua... Vi voglio far vedere il... vi voglio far vedere il... la creazione dei dungeon, ecco. Quello che volevo dire, ce l'ho fatta a dirlo. Eccolo lì. Ok. Questa è la parte che stavamo aspettando. Non abbiamo lo scudo, quindi non abbiamo modo di... ripararci di fronte agli attacchi di questo mostro qui. Però... mannaggia, la sua uccisione ci porta un cuore. Quando dico che ricorda Zelda, lo ricordo in tutto per tutto, perché se vedete, cioè lo ricordo in tutto e per tutto. Ok, devo tenermi carico appena si apre. Ok, non è neanche detto che, infatti, che ci venga dato qualcosa. Infatti non abbiamo chiavi. Non abbiamo la chiave per aprire quella. E questo è un mistero. Dove sarà la chiave? Adesso mi metterò a cercarla. Ok, l'abbiamo trovata, era in una stanzina di quelle che avevo ignorato fino a questo momento e abbiamo recuperato la chiave. Quindi a questo punto torniamo dove c'era la porta, che onestamente non mi ricordo dov'era, quindi adesso andiamo a cercarla. Eccola qui. E ora niente di meglio che una boss fight. Devo farli cadere e colpirli, no? No? Mannaggia, è uno dei due. Ha qualcosa all'interno. Cerchiamo di capire come funziona questo. Vedete che quello ha... ah, questo. Ok. Mannaggia. Ah, ok. Bisogna apparire. Oh, solo mezzo cuore. Alla prossima sono praticamente morto. No, sono morto. Ripartiamo. Ripartiamo, vediamo anche cosa succede una volta che si muore. Ma tecnicamente abbiamo ottenuto tutto, abbiamo di nuovo tutti i cuori, quindi tecnicamente... tecnicamente dovremmo ripartire da dove eravamo, quindi riprovare questa fantastica boss fight. E vediamo se riusciamo, stavolta ci abbiamo capito un po' di più. Non si possono uccidere i fiori, però bisogna andare a prendere, a colpire perlomeno quella cosa lì. Ma no. Se mi lasciano in pace. Ok.
Niente di che, sta boss fight. Mannaggia. Abbiamo preso un uovo. E quindi possiamo uscire dal dungeon. Il recupero di uova. E dobbiamo prenderne 7. Da quello che mi ha detto anche il buon Ibu90, che ha provato il gioco insieme a me. Aprirà un altro sentiero. Infatti qua in basso avrete il... un altro dungeon. E servirà a trovare il salto. Col tasto ESC, comunque lo start, si va dove poter abbassare la musica. Non c'è niente di particolare. E ora andiamo a vedere il tutorial per quanto riguarda la creazione dei livelli. Poi magari prossimamente, se acquisterete il gioco e mi vorrete sottoporre dei livelli, ci potremo anche pensare. Benvenuto al... ok. Puoi switchare con... no, ma scusate, voglio usare il mouse in questo caso, quindi dammi i tasti. Ok, premi P e si switcha, e quindi praticamente possiamo andare a creare con... cioè praticamente abbiamo... possiamo creare... delle pareti, dei pavimenti. Che figo. Cioè possiamo andare anche a eliminare i buchi totalmente. Abbiamo qui i... facciamo tutta questa parte qui inagibile. E la metto qua così finisce giù. No dai, non voglio rompere il gioco subito. Possiamo fare anche dei mostri. Aggiungere dei mostri. E ci aggiungiamo uno qua. Possiamo aggiungere dei tesori. E possiamo aggiungere delle componenti naturali. Molto interessante. E anche delle porte. Porte chiuse normalmente. Si può andare a fare lo zoom indietro. Figo. Voglio provare a tornare a parlare con i tizi. Sì, vabbè, qua dice che il mouse è molto meglio. Qua cosa dice? Ah, scusate, aspettate che sta il mostro che io ho creato, e come l'ho creato lo distruggo. Ok. Oh no, abbiamo mixato vari tipi di... o è intrappolato. Ok, no, dobbiamo fare quello che bisogna fare, cioè seguire il tutorial e non crearlo ad cazzum. Quindi vorrei eliminare questo. Ok, così gli abbiamo dato la strada. Grazie per avermi aiutato. Ah, perché qua come in Zelda non si può, ok. Scusate, ho ricordato che potrei aver premuto Z dal mio last change. Ok, perché si può cambiare. Qua non c'è dentro niente, perché non ci abbiamo messo niente noi. Andiamo avanti. Nel build mode premi invio per switchare il layer, ok. Non so se quello sia effettivamente il tasto, la freccia, ok. Praticamente per piazzare una dora dalle due torce. Ok, praticamente premiamo P. Non so quale sia il tasto, perché quel tasto lì io non ho idea di quale sia. Comunque possiamo piazzarci una porta. Vedete che la piazza tra una e l'altra. Perfetto, usciamo. Ok, l'abbiamo fatto, perfetto. Oh, qualcuno attualmente ha messo una porta in questa via. Bisogna di una chiave. In build mode, switch to a different category, scusate. Con 1-2 select the key. Object in the corner, place it somewhere in this room. Ok. Quindi con 1 e 2. Ah, le categorie, ok. Il problema è che non abbiamo... ok, eccola qua la chiave. Questa è la chiave, quella classica, quella chiave teschio di Link's Awakening. La piazzo lì, molto bene, torniamo a giocare. La prendo e apro la porta. Let's go. Fino a quando... ok. Ho dimenticato di piazzare la porta. Potresti trascinare... una porta in questa doorway... ti direi quale tasto premere, ma l'ho dimenticato. Non ho capito.
fino a quando ero uno che si ricordava le cose, ho sempre piazzato le chiavi vicino alle porte, ma questa volta ho dimenticato di piazzare la porta. Potresti trascinare una porta a questa doorway per me? Ok, no, va bene. Allora, praticamente dobbiamo mettere una doorway, così. Cioè, praticamente... ma vorrei eliminarla, ok. La mettiamo qua. No, scusate, ma non me la fa mettere, perché? Questa. No, non me la... vicino alla porta? Non me la piazza più, perché... Allora. Ah, ma perché c'è, vedete, floor 1, floor 2, floor 3. Praticamente si va anche a creare dei vari piani diversi. E vabbè, la porta me la fa fare. La porta invece così no. E vabbè, allora ripiazziamo la porta. Ma se poi io volessi piazzare la porta qui? Questa? Di... No, non me la lascia più mettere. Beh. No! No, mi ha creato la stanza. Z. Z è un do. Non riesco a capire come piazzare la porta chiusa. Qua si scende, qua si sale, qua c'è la porta finale. Non ho capito. Vabbè, vediamo se intanto possiamo ignorare la cosa. Nascondiamo i nostri item di valore nelle treasure chest. Trascina e droppa l'item nella chest. Le bombe saranno utili qui. Ok, con la P prendo la bomba, la trascino lì dentro. Ok, aha! Quindi praticamente noi adesso giocando andiamo a prendere la bomba che usiamo con X. La piazzo qui. Bello. Ti spiego con un piccolo occhio da un buco nel muro. Ci sono tante stanze segrete. Sì, perché praticamente ci sono delle stanze segrete e vedete che qui c'è una crepa nel muro. Quindi la potete far esplodere. E dall'editor qui si capisce che è una cracked room. Una secret room nel cracked wall. Il problema adesso è che sono un bambo. È che ho camminato dove non dovevo e questo è un bel problema. Allora fatemi muovere di nuovo adesso qua e rimetto a posto dove era la cosa. Ok, allora praticamente adesso torniamo a giocare. È fighissima sta cosa davvero. X, ok, e andiamo avanti. Stanza segreta, vediamo cosa ci dicono i tizi. L'uovo d'oro è l'obiettivo di ogni avventuriero. Nascondilo bene, ok. Aspetta. Fallo irraggiungibile per nasconderlo meglio. Quale cattivo costruirebbe un dungeon che è una via diretta per la morte per un eroe? No, Dungeon Binder è qualcosa di orgogliosamente simile. Colleziona uova dorate per completare il dungeon. Il dungeon deve essere completabile per sì, come Mario Maker. Praticamente non puoi pensare di creare un dungeon impossibile perché il gioco te lo farà completare prima di poterlo pubblicare. È la stessa cosa che succedeva su Mario Maker, dove facevate ok dei livelli impossibili, poi erano impossibili anche per voi per poterli concludere, ma la conclusione dello stesso dungeon coincide col fatto di poter... vedete che non me lo fa mettere però? Coincide col fatto di essere completabile. No, ma qua ho cannato tutto. Non riesco... dovrei eliminare semplicemente la parete... Scusate, se io faccio così, no? Tac, parete, tac, qui. Elimina. No. Non posso completarlo, perché? Perché non esiste un completamento. Così. Cioè, non è che ci sia molta altra scelta, via.
Questo nuovo Switch to Build Mode Exit Dungeon. Ok, ragazzi, il gioco è intrigantissimo. Potremmo magari fare più avanti un altro video dove magari proviamo un dungeon di qualcuno. Viene scaricato, ci sono i più votati. E con tutti i mi piace, i cuori, possiamo cercarne uno scrivendo la ricerca. E sarà figo, figo davvero. Il gioco non innova perché c'è già Mario Maker, però per PC non c'era niente. C'era un gioco di creazione di livelli con i gatti, che mi sa che avevo fatto, comunque ho giocato in passato, ma niente a che vedere con questo. E ammetto che fin da piccolo il mio sogno era quello di creare livelli di questo tipo. Ovviamente sono passati tanti anni da allora e non ho più questa ambizione, ma è stata una piacevole riscoperta poterlo fare, insomma. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Super Dungeon Maker e alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!